Benissimo, riprendiamo la diretta sul Maddalena TV di questa partita Canosa contro Maddalena Calcio 1932, tribuna gremita, vi è anche Tommaso Poletti, calciatore del Foggia qui nella tribuna col maglione rosso, adesso ecco sta salutando un po' di amici qui nella tribuna del Canosa. Fra qualche secondo assisteremo al tilt della ripresa del gioco del secondo tempo da parte del direttore di gara, il signor Gabriele Sciolchi della sezione di Lecce. Il risultato è fermo sul pareggio per 2-2. Il pareggio che abbiamo letteralmente regalato al Canosa Calcio, stavano conducendo per 2-0, mentre poi ecco adesso in questo momento il direttore di gara ha decretato l'inizio del secondo tempo di gioco. Canosa di guadagnare metri specialmente alla Salandra e all'1-16 d'Ambrosio. E prima un calcio di rigore che è apparso a coloro che hanno potuto vedere le immagini. Io stavo leggendo un attimo le formazioni e non l'ho visto benissimo, però a quanto pare il rigore era inesistente, però ci può stare in queste categorie che l'arbitro venga tratto in inganno ed assegni un calcio di rigore. Siamo sfortunati, così come è accaduto domenica scorsa contro lo Slide, però il secondo gol nulla si può attribuire al direttore di gara, perché abbiamo consentito in mezza rovesciata al numero 9 di Caputo di segnare la seconda rete con la difesa schierata, e quindi bisogna stare molto ma molto attenti. Adesso il Canosa che manovra con il numero 6 Civita, passaggio filtrante in avanti per la Salandra. Calcio di punizione, vedremo se batterà direttamente a rete il numero 10 Lo Conte. Ecco, in questo momento battuto il calcio di punizione di testa, Mastro Pasqua ha respinto la palla fuori l'area di rigore, vi è un pallone in avanti su cui si avventa Francesco Grumo, adesso è Pasquale Trotta che ha cercato di recuperare il pallone. Sementino per il numero 3 Simone, che è pressato e guadagniamo una rimessa laterale. Una sostituzione per il Maddalena Calcio, l'avevo preventivato al primo tempo. Esce il numero 1 Ciribe, Nicolas Ciribe, ed entra al suo posto Pipoli, portiere che per tante settimane aveva occupato il posto di titolare nella formazione Sicontina, poi al rientro dall'Argentina si era ripreso il posto del titolare Cilde. Adesso il Macedonia con Mastro Pasqua avanza sul lato sinistro del gioco, cerca Pasquale Trotta in aria, si accentra e cerca la conclusione a rete, e guadagniamo sulla deviazione un calcio d'angolo. Vi è Mimmo Laboragine a battere questo calcio d'angolo, vediamo che riesca ad intercettare la testa di uno dei nostri calciatori. Calcio d'angolo lungo per Grumo, ancora di testa il numero 6 Monaco, che non è riuscito ad imprimere alla sfera tramite la pressione del corpo l'effetto desiderato per cercare di staccare il pallone a rete.
cerca Santoro cerca di arpionare il pallone, ma vi è Abruzzese che fa buona guardia, ancora Stoppiello, il pallone al centro per Mastro Pasqua e con la mano sul tiro di Mastro Pasqua, adesso Pasquale tocca ancora in area di rigore. Un fallo commesso da Stoppiello, su D'Ambrosio, un ragazzo veramente che ci sta dando un tiro da porta sul conto, questo colore sui piedi di Lo Conte, numero 10 che cerca D'Ambrosio, ancora il Canosa col numero 9, Caputo che ha tentato la soffitta all'esterno dell'area di rigore, un tiro a sorprendere Pipoli, il pallone è terminato alto sulla traversa. È sceso in campo con il piglio giusto il Canosa, certamente ringalluzzito dai due gol segnati nella prima sezione di gioco. Dobbiamo recuperare la concentrazione che avevamo avuto nella prima frazione di gioco, meglio nel primo quarto d'ora, poi abbiamo subito il ritorno del Canosa, anche se la partita si era aperta con la costruzione di calcio di rigore apparso ai più piuttosto dubbio. Adesso è sempre il Mampadonia con la Voragine che cerca Simone per Mastro Pasqua, Monaco pressato dal numero 7 la Salandra, adesso è la Voragine che cerca Pasquale Trotta, ma è in anticipo. Ecco Monaco che è riuscito a guadagnare una rimessa laterale sul pressing di Miracoli, che ha seguito il pallone in una rimessa laterale. C'è una sostituzione, viene chiamata l'attenzione dell'arbitro, provvederà una sostituzione il Canosa. Vedremo chi uscirà. È pronto ad entrare in campo il numero 18 Ardito al posto di Casalandre, immagino il numero 7, no, il numero 9 Caputo, autore di una rete, si accomoda in panchina per far posto al numero 18 di Mossetta. Adesso è Pasquale Trotta, tiro a rete di Pasquale Trotta, ci ha stupito il capitano. Non poteva pervenire in un momento migliore il terzo gol del Manfredonia da parte di Pasquale Trotta al settimo minuto del secondo tempo. Si è accentrato e ha tentato la conclusione a rete, un tiro chiaramente che ha centrato l'angolino sulla sinistra del portiere per la terza rete del Manfredonia. Lo dicevo, abbiamo tutte le caratteristiche tecniche e tattiche per impensierire il Canosa Calcio, abbiamo disputato fino a questo momento un ottimo campionato. Adesso è sempre Pasquale Trotta che entra in area di rigore, in velocità guadagna un calcio d'angolo sulla respinta del numero 6 Civita, è riuscito Pasquale Trotta a far carambolare il pallone di piedi di Civita guadagnando un calcio d'angolo su cui si porta sempre il solito Mimmo la Voragine.
partito dall'angolo di Laboragna. Adesso è sempre Simone di testa. Mastropasqua recupera il pallone, lo dà indietro a Sementino, stop di Sementino, pallone in avanti ma viene recuperato sempre dal numero 16 D'Ambrosio, la tecnica spina nel fianco, un pallone al centro per la Salandra, respinto dal numero 3 Simone. Soltanto Pasquale Trotta è rimasto qui, tutto il resto dei giocatori al centro. Una gomitata del numero 11 verso Monaco, sfuggita al direttore di gara. Sostituzioni anche nel Macedonia Calcio, uscirà il numero 9 Santoro ed entrerà il numero 18 Lauriola. Adesso è sempre il Canosa che tenta di mettere un pallone al centro dell'area di rigore, ma vi è la respinta in oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo per il Canosa. Adesso una sostituzione per il Canosa Calcio, entra il numero 13 Di Gennaro ed è uscito il numero 6 Civita. Ancora lotta al centro del terreno di gioco, calcio di punizione assegnato dal direttore di gara in favore del Canosa, che è il numero 8 Lopez. Ancora un pallone in avanti di testa, Sementino ha respinto, vi è sempre Loconte che gioca il pallone indietro per Abruzzese. Abruzzese lungo in avanti per cercare D'Ambrosio, ma è di testa Ciccerelli che spedisce la sfera in rimessa laterale.
restituzione in favore del Napoli quando siamo arrivati al 15° minuto del secondo tempo. Battuto il calcio di punizione da parte di Tipoli, un pallone che in avanti dove lotta Lauriola e Dumo, ma non hanno evitato il pallone che terminasse in rimessa laterale. Adesso è sempre il Matovina a calcio con Scoppiello, un rimballo che favorisce il Canosa calcio, ma ha recuperato la sfera Mastropasqua. C'era un calcio di punizione indiretto assegnato alla Matovina calcio, un vantaggio che era stato concesso e poi l'arbitro è tornato sui suoi passi, che era stata un gioco pericoloso. Lancio lungo in avanti a cercare Pasquale Trotta, stop di Pasquale Trotta di primo per il numero 3 Monaco, Simone, ancora Pasquale Trotta si accentra, entra in area di rigore Pasquale Trotta, ancora Mastropasqua per tiro di... Quest'anno, dopo alcuni trascorsi in squadre di Serie D, tra cui il San Severo ed il Manfredonia, è tornato a vestire la casacca del Manfredonia Calcio, ma questa volta nel campionato regionale di prima categoria. Adesso è Mastropasqua che... Il pallone, ancora di testa, la voragine su Stoppiello. Stoppiello cerca di superare l'avversario ma si fa intercettare il pallone. Pallone in avanti a cercare il solito D'Ambrosio, ma il passaggio è fuori misura e infatti termina oltre la linea laterale. Rimessa laterale in favore del Matovina Calcio, battuta in questo momento verso Grumo, pallone sui piedi di Lauriola. Sementino in avanti a cercare Grumo, batti e ribatti, ancora la voragine, pressato alle spalle dal numero 18 che deve ripiegare verso Monaco, ma è ancora il Manfredonia Calcio che manovra il pallone a centrocampo con Stoppiello, adesso Ciccarelli. Adesso è Mastropasqua che gioca il pallone, non riesce a controllare la sfera che termina oltre la linea laterale dalla parte della panchina.
del Macedonia Calcio, già battuto la rimessa laterale di Estemicini, che spazza via il pallone a centrocampo su Bruno, ma di testa abruzzese, poi vi è Mastropasqua sempre di testa, fornisce un assist a Frotta, Frotta voleva servire Bruno, ma il pallone termina in possesso del Canosa, sempre D'Ambrosio servito dal numero 11, Tomma, adesso pressa Ciccerelli. Buona la partita del numero 16, D'Ambrosio. Occorrerebbe maggiore impegno da parte del numero 18, l'Oriola. È vero che è entrato da poco, ma queste sono le partite in cui, quando il mister ti schiera, devi certamente evidenziare quanto prima le qualità tecniche che hai maturato anche grazie alla sensibile esperienza nei campionati professionistici. Quindi parliamo di un calciatore che certamente dovrebbe dare un apporto significativo a questa squadra. Adesso è Simone che si attarda a battere la rimessa laterale, in questo momento battuta la rimessa laterale, subisce una spinta Trotta alle spalle, lascia proseguire il gioco il direttore di gara. Sempre su D'Ambrosio, interviene Ciccerelli, fallo commesso ai danni del calciatore del Macedonia Terra. Stoppiello, non riuscivo ad inquadrare il numero di maglia, ha richiesto l'intervento dei sanitari il direttore di gara, signor Scholfi della sezione di Lecce. Siamo arrivati al ventesimo. Stanno riscaldando altri elementi del Macedonia Calcio, abbiamo Pelosi, Tristano, Rubino e Lupoli. Abbiamo un attaccante, un difensore, un centrocampista e un difensore centrale. Adesso è l'Oriola che è sempre il solito Simone, buona la sua partita sino a questo momento. Adesso è la Boragine che ha cercato di servire l'Oriola, pallone lungo in avanti, lascia sfilare Sementino, il pallone termina tra i piedi di Pipoli, appoggia su Monaco, Sementino, Ciccerelli per l'Oriola, si accentra l'Oriola, serve, ha tentato di servire Mastropasqua ma il passaggio è stato intercettato, adesso il Canosa che fallo di Simone sul numero 16 D'Ambrosio, spostato sul lato destro del terreno di gioco, un giocatore che si sta esprimendo a tutto campo. Adesso è Sementino che si è appoggiato sul numero 10 del Canosa, l'arbitro ha lasciato proseguire una spinta che non mi è parsa così importante da richiedere l'intervento del direttore di gara. Adesso è il numero 18 che sbaglia l'appoggio e guadagniamo una rimessa laterale, vi è Grumo dall'altra parte del terreno di gioco, lato gradinata. La Boragine,
Ficiarelli per Lauriola. Ancora Lauriola cerca ancora di superare l'avversario Lauriola, ma da solo si porta il pallone oltre la linea di fondo. Ancora una giocata errata quella di Lauriola. Mastro Pasqua lascia sfilare Simone, guadagniamo una rimessa laterale. Hai messo l'uno? Bisogna stare veramente attenti e un attimo pareggiare questa partita. Il Canosa ci ha già dimostrato al primo tempo di saper approfittare come i rapaci degli errori che la nostra guardia commette. La rimessa trovata da parte in Manfredonia verso Stoppiello, ma recupera il pallone il Canosa, commette fallo. Mastro Pasqua ammonito dal direttore di gara, veramente si è trattato di un fallo tattico sulla ripartenza dell'avversario, ben posizionato il direttore di gara contro il provvedimento disciplinare adottato dal signor Solti della sezione di Lecce. Battuto il calcio di punizione, adesso è sempre il Canosa che manovra con il pallone. Recuperiamo con Sementino. Adesso il Manfredonia con Lauriola che cerca lo scambio con Stoppiello, cross al centro dell'area di rigore, di petto il numero 2 Dacco gli consegna il pallone al portiere che addirittura è uscito fuori dall'area di rigore. Adesso è D'Ambrosio che si è reso temibile, ancora D'Ambrosio, ma recuperiamo il pallone con Simone, indietro per Monaco, Monaco deve respingere. È il numero 11 Somma che gioca il pallone, cerca lo scambio con il numero 10, tiro a rete ma ribattuto su Sementino. Adesso è Lauriola, è Grimo che cerca di recuperare Meti, scambia con Pasquale Trotta, si inserisce Pasquale, subisce fallo da Abruzzese, ci sarà anche probabilmente disciplinare, stava entrando all'interno dell'area di rigore Pasquale Trotta ed è stato atterrato dal capitano della Canosa Abruzzese. Siamo al 29esimo minuto del secondo tempo, il Manfredonia sta conducendo ancora per 3-2 sul Canosa. Adesso soffriamo di un calcio di punizione sul vertice dell'area di rigore, vi è la voragine, pronto a calciare
probabilmente direttamente a rete, vedremo se riuscirà ad imprimere l'effetto dovuto oppure cercherà la testa dei propri compagni. Direttamente a rete, deviazione da parte del difensore, del numero, adesso il Canosa, sempre con D'Ambrosio che ha cercato di giocare il pallone, respinge in avanti la voragine. Ancora un pallone in avanti, ma lascia sfilare Monaco, recupera la sfera Pipoli. 15 minuti più il recupero del secondo tempo al termine di questa partita. Ancora il Canosa in avanti, ma di testa Ciccarelli respinge la sfera. Ancora un pallone in avanti, ma recupera la sfera il Canosa, che cerca i lanci lunghi in avanti ad imbeccare i propri attaccanti. È chiaro che sono saltati gli schemi, si cerca di superare il centrocampo del Manfredonia con i lanci lunghi e di trovare in preparata la retroguardia del Manfredonia Calcio. Adesso è Lupo e Pipoli che lancia lungo il pallone in avanti verso Grumo, che subisce anche una spinta da parte del numero 4 abruzzese, lascia proseguire il gioco il direttore di gara. Il pallone è terminato oltre la linea laterale, non è riuscito a controllarlo l'Auriola. Ancora il Canosa che gioca il pallone, ma vi è Ciccarelli da dietro che ha cercato di servire Grumo, ma è solo in avanti. Ancora il Manfredonia con Ciccarelli, scambia dall'altra parte il terreno di gioco con l'Auriola. Ancora un errore di in appoggio da parte di l'Auriola. Mastro Pasqua, pallone al centro per il numero 10, Grumo, non si è inteso con l'Auriola. Parole tra i due, si era inserito anche l'Auriola su questo passaggio, abbiamo avuto una chiara ed evidente opportunità di andare in gol. Adesso c'è stata una munizione a Sementino, calcio di punizione in favore del Canosa, vi è Abruzzese che batterà certamente, ha verticalizzato sulla Salandra, cerca di recuperare metri, la Salandra si gira, ma mi pareva pulito l'intervento sulla Salandra, di diverso avviso il direttore di gara che ha segnato un calcio di punizione dal limite in favore del Canosa. Quando siamo arrivati al 33° minuto del secondo tempo è parso pulito, però è chiaro che l'arbitro era a pochissima distanza dal punto in cui sarebbe avvenuta l'infrazione e ha determinato la concessione del calcio di punizione in favore del Canosa. Vi è sempre Lo Conte, vedremo chi dei due batterà, se Lo Conte o lo stesso La Salandra batteranno direttamente a rete. Speriamo che Pipoli non si faccia trovare impreparato. Sono due calciatori temibili sui calci di punizione, in particolar modo la Salandra certamente batterà direttamente a rete. Vediamo chi dei due batterà, è la Salandra che batte direttamente a rete e segna il gol del pareggio. L'avevo detto, segna il gol del pareggio con una punizione magistrale, il numero 7 la Salandra per il pareggio.
per 3 reti a 3 al 34esimo minuto del secondo tempo. Non si può dire assolutamente nulla. Pennellata di La Salandra, che ha sorpreso l'incolpevole Pipoli per il gol del pareggio del Canosa, 3 a 3. Davvero un peccato, perché in qualche modo eravamo riusciti a segnare il terzo gol. Dovevamo gestire meglio il possesso del pallone, evitare di concedere un calcio di punizione al limite dell'area di rigore, perché Gigi La Salandra è certamente un calciatore in grado di sorprendere sui calci di punizione, e così in effetti è avvenuto. Peccato. Davvero un peccato per il Manfredonia Calcio. Certo, dopo il pareggio cocente di domenica scorsa contro lo SLAI, allo stato un altro pareggio sul campo del Canosa. Adesso il direttore di gara che sta parlottando con Mastro Pasqua. Vi è un po' di nervosismo in campo. Si riprende a giocare, pallone verso Trotta, adesso La Salandra è stato sostituito, si è accomodato in panchina. Calcio di punizione in favore del Manfredonia Calcio. Oh, però se vi siete una... non vedo niente. Calcio di punizione in favore del Manfredonia Calcio, vi è la voragine, pronto a battere il calcio di punizione. Vi è anche una sostituzione per il Canosa, entra il numero 15 del Canosa, Osacue, a sostituire La Salandra, l'infortunato La Salandra. Dobbiamo cercare di sfruttare anche noi le palle inattive, abbiamo un calcio di punizione. In questo momento stiamo soffrendo, prende la rincorsa, la voragine, pallone al centro per la testa del numero 6 Monaco, non è riuscito ad incornare. Adesso ancora Monaco che cerca di rispedire il pallone al centro dell'area di rigore, ma vi è il numero 3 del Canosa che fa buona guardia e addirittura sul rimpallo riesce a guadagnare anche una rimessa laterale. Battuto il calcio di punizione da parte del portiere del Canosa, ancora rimessa laterale per il Canosa, via Cardinale, il numero 3 è pronto a batterla. Il Manfredonia che si muove in avanti per Pasquale Trotta,
punta del piede ha colpito sul petto Pasquale Trotta, guadagniamo un ulteriore calcio di punizione, speriamo che sia davvero proficuo, dobbiamo assolutamente vincere questa partita anche per l'umore e per ragioni storiche. Canosa chiaramente che ci ha fatto male segnandoci 3 gol, aveva costretto al pareggio anche lo Sly, adesso è la voragine che il pallone al centro dell'area di rigore, ha cercato Mastropasco ancora di testa, Soffiello, tiro di Lauriola, ma il pallone è terminato alto sulla traversa. Ancora un pallone al centro campo, manovrato dal Canosa col suo solito D'Ambrosio. Abbiamo chiesto l'assegnazione di un calcio di rigore per fallo di mano, non siamo riusciti neanche a vedere, ma l'arbitro ha fatto proseguire l'azione. Grazie. Non vediamo niente. Calcio d'angolo per il Canosa, palla al centro della rigore, testa, il pallone premiato alto sulla traversa, è un Canosa molto propositivo in questo momento finale della gara, un pallone piuttosto estremo che si affida alle giocate di Pasquale Trotta. Abbiamo soltanto guadagnato qualche calcio di punizione. Deludente fino a questo momento la prestazione del numero 18 Alessandro Lauriola, che non mi pare assolutamente essere entrato in partita. Adesso il lancio lungo sempre a cercare il solito Pasquale Trotta sulla sinistra della rete. Scambio con Monaco, Simone, pallone al centro, non è intercettato da nessuno. Cerca di evitare la rimessa laterale, il numero 18 arbitro non vi riesce. Guadagniamo una rimessa laterale, battuta da Soffiello verso Lauriola che cerca lo scambio con Soffiello, ma Soffiello prosegue, si dice a favore del calcio. Direttamente a rete, poi imbeccherà la testa dei suoi compagni, direttamente a rete di Cugno, il portiere, ancora un pallone al centro, ma il pallone termina oltre la traversa. Attaccante per il Mampadonia Calcio, manca davvero poco al termine di questa gara, siamo arrivati quasi al 44esimo minuto del secondo tempo, la partita si avvia ad un pareggio per 3-3, soltanto un miracolo. Però i miracoli possono sempre esserci nel corso di una partita. La partita finisce quando l'arbitro fischia, come diceva Boskov. Speriamo che il Mampadonia possa trovare lo spunto per vincere questa partita. Ovviamente adesso è passato Simone, ottima la prestazione di questo ragazzo.
pareggiato contro il Mantovano di Calcio. Fino a questo momento ovviamente è stato un grande prestigio per la loro squadra. Ancora un calcio d'angolo al rigore, che è Abruzzese che ha portato il petto. È stata comunque la reazione di soluzione, ancora un 3 calcio d'angolo per il Canosa. In questo momento il 45esimo del tempo, vedremo quanti minuti di recupero hanno riuscito a fare. Boni al centro per l'area di rigore, ma è stato arrivato il fallo da parte di Torino per Cicerelli. Pasqua, ancora non il pallone indietro, c'è la velocità per realizzare errato il passaggio in avanti a cercare Sotelo, adesso è il Maffedone con la rigore, tiro di Trotta e rete! Rete di Trotta tra le gambe del portiere al 46esimo del secondo tempo. Il Maffedonia è riuscito a segnare il quarto gol con un gol capolavoro di Pasquale Trotta, imbeccato ed entrato in area di rigore con il suo solito passo, si è accentrato, poi ha tirato un pendente che addirittura è passato sotto le gambe del portiere di Santimo per il 4-3 dalla Maffedonia Calcio qui allo stadio San Sabino di Canosa. Vedremo adesso quanto recupero il direttore di gara assegnerà. Madri! Il calcio pizza da me! C'era sempre la possibilità del miracolo in effetti avvenuto. Adesso dovremo certamente cercare di non incassare altre reti, quindi di far nostro il vantaggio per 4 reti a 3 in una partita, diciamo, certamente. Fallo che ha messo al numero 18 su Sementino. Dobbiamo veramente santificare il nostro attaccante Pasquale Trotta, autore di una tripletta in questa partita. Da solo è riuscito a fare ciò che altri non sono riusciti chiaramente a fare. È stato veramente mano forte al reparto di attacco. Ha messo in chiara apprensione la retroguardia del Canosa. Siamo al 41esimo, credo che manchi veramente poco alla termine di questa gara. 5 secondi, quindi si giocherà ancora 1 minuto e 30 secondi e poi assisteremo al fischio finale di questa partita da parte del direttore di gara, il signor Sciolti Gabriele della sezione di Lecce. Ancora una rimessa lunga all'interno dell'area di rigore da parte del Canosa, respinta lunga di Cicerelli, pallone che termina nella gradinata opposta alla tribuna dove vi sono i tifosi del Maffedonia che stanno cantando dal primo minuto del primo tempo ed è una bella novità questa, l'essere tornare a recitare i colori della nostra città e della nostra squadra in questa giornata stupenda qui a Canosa. Ancora un pallone a centro della rigore, testa il numero 18, Arbito ha cercato la confusione a rete e comunque uscita dopo al lato destro della porta difesa da Pivoli. Manca veramente una manciata di secondi al termine della gara,
immagino che il direttore di gara lascerà battere questo calcio di rinvio per poi decretare la fine di questa partita. In questo momento infatti arriva la Lecce per decretare la fine di questa partita che si è conclusa con la vittoria in trasferta del Matonia Calcio 1932 per 4 reti a 3 nei confronti del Canosa. Bellissima partita, 7 gol qui allo stadio Sansovino. Le squadre raccontano veramente gli applausi dei numerosi spettatori sugli spalti dello stadio Sansovino. È stata veramente una giornata di sport, di bel calcio, è sempre una grande occasione per assistere a tanti gol che in questo caso hanno premiato più il Matonia Calcio 1932. Quindi detto questo, dallo stadio San Sabino è tutto, io saluto tutti coloro che sono stati sintonizzati su questa diretta streaming, un saluto da me Antonio Castiotta e un ringraziamento al cameraman Andrea Curaiani per Matonia TV e ci risentiamo alla prossima trasferta. Ciao a tutti!